Ci ha riprovato e questa volta ce l'ha fatta. Stefano Scarpa, atleta di Trani, è rimasto appeso ad una pertica in posizione bandiera, cioè a 90 gradi, con due sole dita per mano. Pollice indice della destra, indice medio della sinistra, per 26 secondi e 72 centesimi. Ora attende che gli venga riconosciuta l'impresa dall'organizzazione Guinness World Records, che gli aveva chiesto di restare sospeso per almeno 15 secondi. Il tentativo di record si è svolto a Molfetta, nel Grand Shopping Mongolfiera, in occasione del sesto anniversario del centro commerciale. A testimoniare i tempi dell'esercizio sono stati tre giudici della Federazione Italiana Cronometristi e l'istruttore Fida Lorenzo Giusto, testimone la presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani Antonella Trapanese. Le testimonianze, il video, le fotografie e tutte le prove saranno ora inviate a Londra, sede della Guinness World Records, alla quale spetterà il verdetto finale. Sono strafelice, commenta Scarpa in una nota, avevo questo obiettivo fin dalla vittoria a Italia's Got Talent, la bandiera umana la fanno anche altri nel mondo, ma io volevo qualcosa di mio, qualcosa che nessuno mai aveva fatto, così ho inventato questo esercizio. Sapevo di poterci riuscire, scrive l'atleta su Facebook, ringraziando tutti coloro che l'hanno appoggiato in questa impresa, ma vi giuro che fare quell'esercizio davanti a tutta quella gente non è stato come farlo in palestra.